Adesso c'è Inuccia Montanari, ex assessore all'ambiente al Comune di Roma, che farà una comunicazione sulle comunità energetiche in Italia. Sì, grazie. Avevo anche preparato appunto delle slide, tenendo presente, innanzitutto vorrei ringraziare Piero Bellacqua per l'invito e gliel'avevo ricordato anche per telefono che il massimo esperto di comunità energetiche è qui ed è il professor Angelo Tartaglia. Quindi io vi dirò appunto la mia valutazione, la mia opinione e semplicemente partendo dal fatto che con me in Istituto di Reggio Emilia Genova abbiamo elaborato comunque appunto un quaderno, abbiamo incominciato a riflettere come cittadini sulle comunità energetiche rinnovabili. Ma io inserisco questa riflessione sulle CER all'interno di una visione che secondo me è centrale, cioè ed è quello del ruolo delle città per un futuro sostenibile, perché la mia convinzione più profonda, a partire anche dalla mia esperienza amministrativa e di persona che studia e si occupa anche di ecologia urbana applicata, è il fatto che la sostenibilità passa attraverso un ruolo delle città. Se noi dimentichiamo le città, non credo che riusciremo a fare molti cambiamenti, è già difficile farli appunto nelle città. Quindi significa rivoluzionare quello che avevamo iniziato un po' a fare anche nelle città dove come ambientalisti, come ecologisti abbiamo provato a governare, quindi un po' di rivoluzione nel verde, nell'economia circolare, con i rifiuti, sull'efficienza energetica, le fonti rinnovabili. Penso a Genova dove abbiamo realizzato il primo PAESC, che è il piano per l'energia sostenibile per il FINA, che era fatto di 80 azioni, alcune sono state fatte a breve, medio e lungo termine, monitorabili, che erano basate però su tre concetti fondamentali, cioè quello di efficienza energetica, anzi no, in primo luogo risparmio energetico, come diceva prima il professor Tartaglia, perché noi dobbiamo sempre ragionare sia per quanto riguarda i rifiuti che per quanto riguarda l'energia, e la migliore condizione è quella di non produrre rifiuti, di non produrre appunto energia, quindi di risparmiare. Questo è veramente il nuovo stile di vita che dovrebbe anche, diciamo, caratterizzare la nostra vita. Dicevo, lo abbiamo provato a fare a Genova, abbiamo provato anche a Roma, dove comunque abbiamo iniziato a lavorare con il compianto, per chi lo conosceva, Antonio Lumicisi, che lavorava benissimo appunto su questi temi, che aveva seguito i 500 comuni italiani presso il Ministero dell'Ambiente, poi io l'avevo chiamato presso il Comune di Roma, proprio per seguire il piano energetico e per il clima del Comune di Roma, così come facciamo a Reggio il piano energetico della città di Reggio Emilia. Allora, però queste situazioni spesso rimangono sulla carta, cioè gli amministratori vanno, producono queste montagne anche di analisi interessantissime. Tra l'altro Roma, visto che siamo a Roma, lo dico, è una città che ha una biblioteca, dico proprio così, di studi su tutti i vari aspetti e su come introdurre la sostenibilità in tutti i vari aspetti, dal verde, quindi fatti dalla Sapienza, fatti da docenti e da ricercatori e anche da enti indipendenti, che è straordinario, quindi è un patrimonio meraviglioso che ha bisogno solo di politici che si mettano lì, studino questo materiale e poi comincino appunto ad applicarlo concretamente, come noi abbiamo iniziato a fare un po' Roma sui rifiuti. E volevo dire che questa riflessione si inserisce adesso c'è una slide che volevo fare vedere, che credo che è importante, la fa sempre vedere Luca Mercalli, quindi io gliel'ho proprio presa, gliel'ho detto, dico guarda, questa la utilizzo perché è importante. Anche il World Economic Forum stabilisce che i tre grossi rischi globali, come si è detto appunto in precedenza, riguardano i cambiamenti climatici, gli eventi meteorologici estremi e la perdita di biodiversità. Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, quindi alluvioni in aree appunto urbane, sono appunto un aumento delle emissioni, possiamo andare ancora avanti, metà delle emissioni agricole, questa l'avevo messa che coincide con la riflessione, quella successiva, coincide con la riflessione appunto del professor Bevilacqua, e cioè che metà delle emissioni agricole comunque provengono dagli allevamenti e le emissioni agricole sono determinanti appunto per la produzione di CO2. Quindi questa
è una riflessione che va fatta esaminando i numeri. E noi ci troviamo di fronte appunto a un piano nazionale, adesso vado veloce perché sono tante slide, ma ci tenevo a farvele anche vedere, perché ci sono alcune considerazioni su cui bisogna soffermarsi. E il piano nazionale di adattamento, a parte che è stato modificato e cambiato in quella direzione che certamente a noi non va assolutamente bene, però accennava una questione che per me è centrale, ampiamente sottovalutata, è quella dell'indice di rischio climatico bidimensionale. Cioè noi dovremmo in ogni città, quindi io ritorno sempre al punto di vista dell'ecologia urbana, sapere esattamente qual è l'indice di rischio climatico del mio paese, della mia città, e sulla base di questo mettere in campo tutte le azioni preventive per evitare che questo rischio comporti appunto delle conseguenze irreversibili. Quindi esistono gli strumenti, e questo è stato elaborato da ARPA, l'indice di rischio climatico, che deve essere messo in campo in una condizione generale, e lo vorrei sempre ricordare, in cui la foresta amazzonica, cioè non è più neanche pensabile che sia il verde a compensare appunto i problemi legati all'inquinamento e alla CO2. La foresta amazzonica non è più il polmone verde del mondo, perché produce più CO2 di quella che è in grado di assorbire a causa appunto degli incendi e della deforestazione, e soprattutto negli ultimi 10 anni appunto ha rilasciato il 20% di anidride carbonica in più rispetto a quanto ne abbia assorbita. L'unico polmone verde che oggi abbiamo è il mare. Non parliamo del mare, ma il mare è fondamentale per noi, e anche il mare lo stiamo appunto distruggendo in maniera incredibile. Gli impatti dei cambiamenti climatici sono diretti e indiretti, allora andiamo alle risposte. Una di queste è proprio, sta nella sfida ai cambiamenti climatici basata sull'investimento, sull'efficienza energetica e le risorse rinnovabili, tre principi: risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili. Con un aumento incredibile delle FER, appunto, di nuova installazione, quindi questo è un fatto anche positivo, quindi stiamo assistendo appunto a una progressione in questo senso importante delle FER nel nostro paese. E allora qual è la strada delle comunità energetiche rinnovabili? Perché sono interessanti, soprattutto che cosa sono? Anche qui, e sono debitrice sempre al nostro ingegnere Enzo Tortello, ma anche al professor Tartaglia, poi citerò i suoi 10 passi per costituire una comunità energetica rinnovabile. Dicevo, la cosa più importante è la riduzione dei consumi, un uso consapevole dell'energia. Quando eravamo a Roma, come osservatorio sull'energia, abbiamo costruito un modello che era semplicemente quelle azioni possibili, 12 azioni possibili per imparare appunto a ridurre la nostra e a essere efficienti dal punto di vista energetico nella nostra vita personale e di comunità, e questo è importantissimo. Poi naturalmente è importante mantenersi coerenti con quell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, che già prima è stato citato, ma sappiamo quello che è successo l'anno scorso, cioè il 2022 la CO2 è aumentata. Cioè, quindi non è che non abbiamo mantenuto minimamente gli impegni che ci eravamo appunto assunti. Nonostante, ecco, allora quando io dico passa attraverso il ruolo centrale delle città, è perché almeno nelle città noi abbiamo la possibilità di capire quali sono le azioni che possiamo mettere in campo, provare a realizzarle e poi misurare e monitorarne appunto l'efficacia e gli effetti. E come dicevo appunto, il ruolo delle FER è molto importante, diciamo anche in termini di copertura appunto del fabbisogno elettrico nazionale, quindi questa strada è una strada da percorrere. Non mi soffermo sulle stime di ore di insolazione appunto, e comunque vi lascio poi le slide che sono interessanti, perché ci dicono anche come investire e dove assolutamente appunto investire, così come anche appunto sull'eolico. Andiamo proprio il ministro ha dichiarato che in Italia dovremmo passare da poco più di una trentina di CER a 15.000 in 5 anni. Ma magari, cioè, nel senso che per adesso però non mi pare che ci siano le premesse per arrivare a 15.000 comunità energetiche rinnovabili. Perché?
perché i problemi principali sono appunto un iter burocratico complesso e difficile, la mancanza di un quadro normativo chiaro, il regolatorio di medio e lungo termine, ma soprattutto appunto definitivo. Che cos'è una comunità energetica rinnovabile? È un'associazione di cittadini, come ricordava prima il professor Tartaglia, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, con tutti i problemi che ci possono essere, che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e soprattutto per l'autoconsumo. Un soggetto giuridico che è abilitato appunto a produrre, a consumare, a accumulare e anche a vendere energia. Non mi soffermo appunto sui riferimenti normativi, vorrei solo dire che appunto gli aspetti direi più interessanti, no? Vedo infatti che siamo verso la fine, e sono le considerazioni che fa il Ministero dell'Ambiente. Ma prima vi ricordo i 7 passi del professor Tartaglia per come che sono molto importanti per come arrivare a costruire in un territorio una comunità energetica rinnovabile. Innanzitutto un incontro informativo con i soggetti interessati, la raccolta di adesione di partecipazione, la verifica appunto dei confini della cabina secondaria o primaria, secondo appunto del e il progetto preliminare, lo studio di fattibilità, la definizione di ruolo e statuto, la realizzazione dell'impianto da energie rinnovabili e la richiesta al GSE di attivazione della comunità energetica. Il Comune di Genova ha fatto uno studio e ha ipotizzato appunto la possibilità di attivare appunto oltre circa su 5.000 tetti interventi con pannelli passando dal 4 al 17%. Il Ministero dell'Ambiente, dopo aver definito che cosa sono le comunità energetiche, chi le può costituire in una CER, definisce anche, e secondo me questo è molto interessante, le agevolazioni, sia l'incentivo in tariffa che il contributo appunto a fondo perduto. E quello che però rimane, diciamo, molto in sospeso è che ad esempio i fondi che sono stati istituiti per i comuni sotto i 5.000 abitanti ancora non sono stati distribuiti e sono 2,2 miliardi di euro, e quindi sono tanti tanti fondi, così come ancora non ci sono, come lo ricordava già stamattina, quindi non mi ci perdo su quello, non sono stati definiti decreti attuativi per le modalità, ci sono anche delle interrogazioni recenti sulle modalità di come si stabiliscono gli incentivi per chi nel proprio territorio vuole realizzare le comunità, questi sistemi di autoconsumo appunto fondamentali, perché diciamo che hanno questi vantaggi: consumano energia vicino ai luoghi di produzione, riducono le perdite di trasmissione, producono benefici ambientali, benefici sociali a livello di comunità. Sono impianti appunto condivisi, quindi rafforzano il senso di comunità dei territori e i cittadini percepiscono la possibilità appunto di produrre energia rinnovabile. Si liberano dalla dipendenza delle compagnie energetiche che tendono sempre a privilegiare i combustibili fossili, e si lavora insieme per un'idea appunto e per un'idea di comunità. Quindi sono, secondo me, una prospettiva interessante che dovrebbe essere inserita proprio perché aiuta nella difesa dei cambiamenti climatici, rafforza un concetto fondamentale che è quello di democrazia ecologica, e soprattutto possono essere sicuramente uno in sintesi, al di là del modello che non ho toccato come tema, ma che è importantissimo, perché il modello basato sulla proprietà collettiva, sulla proprietà mista, oppure sulla partnership, oppure sul finanziamento partecipativo, cioè sono tanti modelli complessi, non ho toccato neanche il tema della struttura, che è altrettanto importante, ma quello che è importante è che rafforza i legami di comunità e gestisce in modo intelligente, quindi l'ottimizzazione, la produzione appunto e il consumo di energia. Il grande problema è che, come sempre appunto nel nostro paese, queste soluzioni che sono alla portata di tutti, che dovrebbero entrare nei piani energetici delle città, purtroppo non vengono di fatto poi realizzati,
E io sono, diciamo, da un lato ho due sensazioni. Da un lato la sensazione che abbiamo tante possibilità con le energie rinnovabili e con queste modalità di gestione dell'energia per rafforzare la democrazia ecologica, che è un principio che a me, per me è fondamentale. Ma dall'altro lato percepisco tutta l'impotenza nostra, così come di fronte al problema dei rifiuti, nel cambiare la realtà. L'unica consolazione è una considerazione con cui chiudo, che io l'ho ereditata da Alexander Langer, ma in realtà lui la prendeva da Martin Buber, e cioè quando diceva che comunque siamo noi che condizioniamo la storia, siamo noi che possiamo essere soggetti protagonisti dei cambiamenti. E quindi, se veramente noi siamo i soggetti protagonisti di un cambiamento, allora dobbiamo in questo senso continuare ad impegnarci, ed è quello che stiamo facendo anche noi, cercando di capire quali sono le strade concrete di ecologia applicata che ci possono consentire di raggiungere questi risultati. Grazie.